Parliamo di azioni che portano al successo, ovvero a dei risultati concreti e tangibili. Come sempre, ben arrivati i nostri telespettatori, ben arrivato Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, affrontiamo questo percorso di crescita. Ricordiamolo per due ordini di ragioni fondamentali. Una, perché c'è una data importante dove verrà sviluppata una strategia di crescita, sì, ovvero che è il 5 marzo, sabato 5 marzo, da mezzogiorno alle 12:30 presso la sede di Eurointerim a Padova. Faremo questo incontro, ci saranno insomma centinaia di persone, quindi insomma già al momento, quindi, aperto a tutti in forma gratuita, dove si andranno a ragioneremo su quali sono i comportamenti che portano al successo personale. Ci sarà anche la testimonianza di un'azienda di successo che ci racconterà come lei è riuscita, insomma, come sono riuscita a raggiungere il successo. E quindi è una mattinata, come normalmente facciamo periodicamente con incontri GATS, di formazione, informazione, incontro, network, rete, insomma, un momento gradevole, e sono sicuro che, come sempre capita, che diventa un momento di. Un momento importante, può diventare un momento importante. Allora, le date immagino saranno anche sul sito Sul sito, www.guts.it, che è importante sì, darci ecco, chiedo la un'occhiata. conferma info.gaz.it, perché abbiamo già tante persone, quindi se non c'è spazio Confermare la almeno propria noi lo diciamo. presenza. La Quindi conferma aperto a con. tutti sabato 5 marzo presso la sede di Eurointerim SPA in Padova. Eurointerim è un esempio di successo, Sì, un percorso in direi proprio questo. crescita, sono usciti i risultati di bilancio, sono dei numeri di tutto rispetto, per fortuna. Sì, noi abbiamo chiuso un fatturato di quasi 70 milioni di euro come azienda leader, e poi abbiamo altre aziende che gravitano intorno al gruppo. Abbiamo mandato al lavoro più di 10.000 persone in ambito nazionale, Superando insomma, la crisi, che quindi è un'altra una cosa diciamo bella. tenendo, sì, superando la crisi, tenendo dei numeri importanti. E formando migliaia di persone, quindi non dimentichiamoci che abbiamo formato migliaia di persone, le abbiamo accompagnate al lavoro. Diciamo che siamo un bel esempio di concretezza, ecco, questo io amo dire. Caratteristiche hanno le persone che collaborano con Luigi Sposato? Io amo definire l'azienda che ho fondato e del quale sono da sempre presidente come un quadro. Io stabilisco le regole, che sono le cornici. La cornice del quadro sono le regole, sono le leggi, le norme, quello che insomma, la fiscalità ci impone, tutto quello che è la cornice di un quadro. All'interno di questo quadro, ognuno che collabora in azienda deve dipingere, deve dare le proprie pennellate. Cosa voglio dire? Voglio dire che una persona viene impresa in azienda con un contratto ovviamente regolare, con un contratto ben preciso, ma all'interno della stessa libertà di movimento, di potersi muovere e riuscire a trovare qual è la pennellata, il colore che vuole dare alla propria attività. Quindi spesso l'assumiamo con un ruolo e poi se lui si accorge o lei si accorge che è portato verso un'altra mansione. Quindi siccome io sono poco intelligente, ma qualche pregio ce l'ho, nel senso che cerco di valorizzare le intelligenze delle persone. Quindi io amo circondarmi di persone che manifestano i loro talenti, e però per manifestare devo mettere in condizione di poterli manifestare. E quindi una persona deve essere libera di poterlo fare, ripeto, all'interno di una cornice dalla quale non si può Come ci si sconfinare. fa ad accorgere, e qui sempre nel percorso di crescita, che si avvicina una persona che ha dei talenti particolari, anche se magari al momento deve assolvere determinate mansioni È un po' il specifiche? discorso che all'inizio hai detto, il discorso delle azioni. Spesso mi è capitato, e insomma capita un po' a tutti, di sentire persone che hanno tantissime cose che vogliono fare, tantissime abilità, tantissime caratteristiche, qualità. Poi il problema qual è? È trasferire in fatti quelle che sono queste qualità, che per amor di cielo sono convinto che ci siano. La difficoltà è quella delle azioni. Ecco, io amo essere circondato da persone che agiscono, da persone che le cose le fanno e non solo dicono di farle, no? Ecco, noi oggi abbiamo una crisi politica, se parliamo un attimo di politica, perché abbiamo persone che parlano, poi le azioni
contraddicono quello che viene detto. E poi la gente ci si domanda come mai il cittadino è disaffezionato alla politica. Perché? Perché non vede coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. Quindi io valuto le persone non per quello che dicono, ma per quello che dimostrano di saper fare. È chiaro che poi devi avere del know-how, quindi devi studiare, devi prepararti, devi fare esperienze che ti consentono di avere un know-how interessante, ma poi questo know-how devi trasferirlo in fatti, e i fatti significa essere concreto, riuscire a collaborare con gli altri collaboratori dell'azienda, mettere i propri talenti a disposizione dell'azienda, studiare sempre, informarsi, essere curiosi, essere generosi, quindi non tenersi per sé quello che uno apprende, ma cercare di trasmetterlo, di condividerlo con gli altri. Io cresco, oggi sono qua e posso venire alle trasmissioni perché c'è qualcuno che porta avanti le cose. Ma quindi qui siamo un altro aspetto importante della crescita anche di un'azienda, la delega di competenze, delega di responsabilità e di funzioni, che è sempre stato però un anello dolente nell'imprenditoria tradizionale del Nord-Est, no? La prima difficoltà è quella di saper individuare i soggetti a cui delegare, perché spesso si assumono i conoscenti, i figli dei figli, dei genitori che lavorano, per simpatia, per bellezza, perché ci sono 10 lauree. Quindi la prima cosa per poter avere persone affidabili è individuarle, cioè trovare persone che abbiano le caratteristiche dell'affidabilità. Non è semplice, le persone che hanno fatto il successo si sono circondate sempre di persone intelligenti, di persone capaci, ci sono persone mediocre o persone con un'intelligenza media come la mia che fanno il loro successo circondandosi di persone particolarmente capaci, quindi già la scelta del collaboratore è una scelta, un momento importante, e lì è la persona che conta, non è importante che lui abbia solamente il titolo di studio o l'esperienza, è importante l'aspetto umano, l'aspetto delle caratteristiche personali che la persona ha. Io se devo scegliere una persona molto competente, ma dal punto di vista caratteriale non orientata alla crescita, alla sua crescita all'interno dell'azienda, piuttosto che un'altra persona che ha dei margini di crescita e meno competente, preferisco il secondo. Preferisco una persona che si amalgama meglio, che si coinvolge di più, che mette i propri talenti, che magari ha più entusiasmo piuttosto che quello rigido, quello geloso delle proprie competenze, delle proprie conoscenze. Ecco, quindi qui si parla di carattere. Ecco, negli incontri GATS lavoriamo sul carattere. Infatti volevo arrivarci. Degli elementi per poter lavorare, migliorare il carattere, lavorare sulla personalità. Il carattere è difficile cambiarlo, però senza dubbio si può migliorare, così come sono migliorato io e cerco di migliorarmi sempre di più. Quindi questo c'è. Poi è chiaro che una volta individuato il soggetto, la delega ma bisogna sempre avere un occhio da lontano, un po' come il bambino che comincia a camminare, il figlio comincia a camminare, gli fai fare dei passi, ma tu da lontano lo guardi per vedere se cammina bene. Quindi stesso discorso per i dipendenti, per i collaboratori, devi monitorare, vedere se la tua delega è meritevole. Poi ogni tanto bisogna fare degli step di verifica per vedere se i risultati sono quelli, e poi dopodiché li lasci andare sempre con un occhio vigile, perché comunque chi ha la responsabilità deve essere vigile. Quindi, ma la scelta delle risorse umane, la scelta dei collaboratori, qualsiasi azienda il proprio successo la fa sulle persone. Ecco, GATS lavora è proprio orientato alle persone, coraggio che le persone devono avere per potersi mettere in gioco, per potersi migliorare, per poter alimentare quella fiammella che dicevamo qualche trasmissione fa, per poterla, anziché spegnerla, e avere persone amorfe, persone che vanno a lavorare o persone che vivono il rapporto interpersonale in maniera triste. Bisogna alimentare, bisogna tenersi sempre bambini dentro. Ecco, il problema è che molte persone si comportano anche da bambini, quello non va bene. Irresponsabilità, no? Ecco, in termini di responsabilità che non le vogliono avere. No? La persona che porterà il 5 marzo, quindi ricordiamo la giornata open praticamente presso la vostra sede, è una persona che ha avuto il coraggio, c'è stata una componente di fortuna o molto intuito?
per crescere, quindi avrete un testimonial, un sì, noi sì, sì, beh, in quella mattinata avremo anche, siccome tu la conosci, no, senza porteremo anche un'azienda, sì, un'azienda leader nel mondo, che quindi ci faremo spiegare quali sono state le chiavi del successo. Quindi sarà una mattinata, insomma, 3 ore di valore. Di valore, perché sarà un momento di formazione, informazione o di scambio, di riflessione. È un bel momento, devo dire, sarà come questi momenti che facciamo, ecco. Ma secondo te questi imprenditori, vabbè, in parte tu la conosci, sì, questa imprenditrice, ha avuto più coraggio di intraprendere certe scelte anche nelle piccole cose? Tu pensa alla vita di questa persona, o più intuito? O io credo che ogni persona ha degli intuiti. E ognuno delle, io non conosco persone che non abbiano un intuito, ne ho conosciuti, ce ne sono che magari pensano di non averlo, ma ci sono delle persone che hanno intuiti. Questi intuiti si manifestano spesso o con la curiosità verso qualcosa che avviene, magari facendo domande, perché lì ci intravedono qualcosa, o magari a volte dicendolo, guarda, sì, io, sai, un po' come diciamo noi, da grande vorrei fare, oppure io penso che si potrebbe far così, oppure anche nella società di quello che stiamo vivendo adesso, iniziative che uno potrebbe fare per poter raggiungere il proprio successo. Quindi l'intuito lo abbiamo, il problema è che manca il coraggio. Manca il coraggio di affrontare, manca il coraggio di confrontarsi. Infatti noi GATS il coraggio è sprigionato dal cuore, perché il coraggio viene dal cuore. Viene se tu ti senti che una cosa è giusta, te la senti nel cuore, te la senti dentro. Quando senti che subisci un'ingiustizia, te la senti dentro lo stomaco, te la senti dentro, o quando vieni ferito, vieni deluso. È il cuore, questo organo importante, Che batte forte, ecco. Spesso noi abbiamo un intuito straordinario, basta pensare magari quando siamo in riunioni, in incontri, magari abbiamo un'idea, abbiamo un intuito, diciamo io penso questo, ma non lo manifestiamo, non lo si manifesta, e magari poi un altro lo dice, ah ecco, quello l'ho pensato anch'io, ma no, quello volevo dirlo io, caspita, ci ho pensato prima io e lui l'ha fatto. Ecco, esatto. Quindi l'intuito lo abbiamo, abbiamo però la paura, la preoccupazione, la famosa preoccupazione di essere giudicati, perché quindi parli e paura hai la paura di essere giudicato. Paura, è la paura. È la paura, paura che poi sono tante paure, una più diffusa è quella di essere giudicata. Nei incontri GATS, per esempio, affrontiamo anche, facciamo attività anche su parlare in pubblico, della formazione, parlare in pubblico è per superare questa paura, che è una paura molto diffusa. Perfetto, e allora con la paura noi arriviamo alla chiusura dell'altro, di quest'altro capitolo, ricordando la data sempre del 5 marzo, che è un'ottima occasione per la crescita personale. Raccomando di mandare la mail di conferma. La mail di conferma della vostra presenza, che è una presenza gratuita, è un modo per mettersi appunto in discussione, per scoprire delle strategie di successo, possono veramente servire. Luigi Sposato, presidente di Ero Interim SPA, grazie di essere stato qui con noi, e con voi appuntamento a prestissimo. Partiremo dalle nostre paure.